Fiat Lux, e così Salerno si è illuminata. Non tutta però, come accadeva fino allo scorso anno. Illuminazione parziale da ascrivere al ritardo con il quale si è proceduto all'installazione degli impianti illuminotecnici, scorie, nella querela che ha visto contrapposti il Comune di Salerno e la Blancer Illumination. Dunque, luminarie accese solo nel cuore della City e neanche per intero, in considerazione del buio che ancora caratterizza largo campo, da sempre uno dei luoghi più suggestivi ed ammirati del percorso di luci d'artista. Inaugurazione sobria, quella a cui si è dato vita nel pomeriggio di sabato, perché, a differenza delle passate edizioni, non c'era questa volta il testimonial di prestigio. Riflettori allora tutti puntati sul governatore De Luca, introdotto come una vera star dal sindaco Napoli. Immancabile invece il codazzo di assessori e politici, irrinunciabile per loro, la passerella sotto le luci. Le novità di quest'anno, prescindendo dal totale restyling della villa comunale, non più giardino incantato, bensì lo zoo che vorrei, tema quello degli animali che fa da sottile fil rouge con tutte le installazioni, è rappresentata da una più attenta e capillare sorveglianza. Maggiore sicurezza, maggiori controlli, più disciplina per i visitatori. È l'effetto diretto del decreto Minniti, introdotto per ridurre all'osso i pericoli terroristici. Affidata ad un ingegnere, Gerardo Rizzo, per conto del gruppo ATB Consulting, in particolare per la Omnia Service Engineering, vincitrice di un bando di concorso del Comune per un importo di meno di 40.000 euro, la predisposizione di un accurato piano di sicurezza per ogni singola area interessata dall'evento, ma anche maggior impiego di forze dell'ordine. Prova ne è un accurato servizio di vigilanza, in particolare sul lungomare, da sempre ostaggio di bande di venditori abusivi irregolari, non terroristi certamente, ma comunque fuori legge. E non è un caso che pronti via due ghanesi siano stati fermati e portati in questura perché clandestini, mentre un parcheggiatore è stato denunciato perché inottemperante al DASPO, mentre un altro è stato sanzionato.